Buonasera a tutti, sono Francesca Castiglione, vicepresidente LAO e redattore di Orchis. E oggi parliamo del corso base di coltivazione, base per tutti, principalmente in casa. Quindi parlare di orchidee in casa vuol dire orchidee da serra calda, perché le temperature difficilmente in casa andiamo sotto i 18 gradi. Eccoci, la solita cartina. Allora, una cosa che per me è fondamentale dire sempre nei corsi di coltivazione base: le orchidee ci sono in tutto il mondo. Ecco, per spesso chi si inizia a approcciarsi al mondo delle orchidee dice: le orchidee si coltivano tutte nello stesso modo, ma non è possibile, proprio perché arrivano da tutto il mondo. Se noi, questa è una cartina del mondo, è un po' particolare perché segna le zone climatiche, quindi non è né nelle città, neanche le alture, proprio le zone climatiche, ad esempio deserti, ghiacci, Amazzonia, quindi foreste tropicali, steppa, mediterranea, quindi sono proprio le zone climatiche. Le orchidee sono in tutto il mondo, compresa l'Italia, ne abbiamo anche noi di carine, di specie, e tranne ghiacci, quindi polo nord, polo sud, e dove ci sono i deserti, anche se si parla di deserti estremi, perché ci sono rarissime specie, poche, che dove c'è l'inizio del deserto c'è qualche orchidea che ce la fa. Tipo in Australia, nella parte un po' più desertica, perché l'Australia c'è la parte tropicale e la parte più desertica, ci sono ad esempio le trochilia, che fanno parte dei dendrobium, e ci sono proprio in natura si vedono le trochilia, che sono queste orchidee che vivono assieme ai cactus. Quindi in realtà vivono in tutto il mondo. Questo per dirvi: quando si compra un'orchidea, comprate quello che può adattarsi al vostro ambiente. Cioè, non potete andare a comprare una pianta che vive a 4.000 metri sull'Himalaya, che in inverno ha freddo, e metterlo in una casa che tiene le minime 18 gradi. Bisogna imparare a selezionare, perché poi è inutile. Perché non fiorisce? Perché non è il suo ambiente, o perché muore? Sono le classiche domande. Bisogna imparare. È vero che le orchidee sono molto adattabili, perché se noi pensiamo a una Phalaenopsis che normalmente vive in una foresta tropicale o pluviale aggrappata agli alberi, ai rami degli alberi, perché è epifita, tutte le piante epifite sono quelle che vivono aggrappate agli alberi, premessa, non si nutrono dell'albero, lo usano solo come supporto e basta, e in realtà noi la coltiviamo in vaso. Quindi è molto adattabile come pianta, ma fino a un certo punto, cioè hanno anche loro dei limiti. Normalmente in natura vivono in questo modo, le epifite. Questo è un pezzo di sughero, che quindi è corteccia, la pianta vive così, senza nulla. Dove c'è le zone più umide hanno il muschio, se no non c'è neanche quello. Se voi vedete l'Angrecus squipedale, che è del Madagascar, è un'orchidea che vive, cioè li vedete fioriti e c'è la spiaggia, ovviamente lì è una zona, sì è umido, ma il tronco non ha nulla. Quindi è fondamentale capire da dove arrivano, se sono a livello del mare, se sono sulle montagne, perché comunque stiamo parlando dell'Ecuador, che è tutto lì, è piccolino, ma non è che tutte le orchidee dell'Ecuador si coltivano in quel modo. Se una a 4.000 metri e se l'altra sul livello del mare, cambia tutto. Quindi l'approccio principale è dire: scelgo tutto ciò che è migliore e adattabile per il mio ambiente. Poi inizia la passione e iniziamo a impazzire, tipo: ok, compro il frigo, quello a vetrinetta dei vini, per mettere quelle da fresco. Poi esistono queste cose qua, quindi si fanno anche queste cose qua. Poi quando uno si appassiona e tutto, si iniziano a coltivare in cantina, si fa poi si sperimenta di tutto e di più, e va bene, poi ci si arriva, però per partire almeno prendere quello che si adatta a noi.
queste sono foto che ho scattato io nel 2009, è l'Ecuador. E quindi vedete dove abitano. Cioè le orchidee tropicali, questo è il loro ambiente, nebbia, umidità, tendenzialmente, soprattutto nelle foreste pluviali, e sono sui, dovrebbe esserci la foto subito dopo, sui tronchi. Cioè queste sono tutte orchidee, cioè i rami sono rivestiti letteralmente di muschi e orchidee. E tra l'altro, ad esempio, queste foto sono scattate a un'altitudine dove sono orchidee molto fetenti da coltivare, perché sono più o meno 2000-3000 metri, e ok che siamo in Ecuador, quindi 2000-3000 metri non sono le temperature nostre in montagna, ma sono sempre nella nebbia, che in realtà non è nebbia, sono le nuvole, quindi è l'altezza delle nuvole che va contro la montagna, tu ti sei immerso nella nebbia che sono le nuvole, e queste qui hanno un'umidità pazzesca per tutto il giorno, ventilazione perché sono aperte, la media è minime di 15 gradi di notte, massime di 25 gradi di giorno tutto l'anno. Il problema nostro a coltivare questo tipo di piante è l'estate, non l'inverno, l'estate, perché dare 15 gradi in qualche modo ce lo fai, è 25 gradi d'estate. Conosco dei amici che coltivano, appassionati, che tipo le mastevaglie la sera le mettevano nel cassetto della verdura del frigo e poi di giorno la tiravano fuori e togli tutti i giorni nel frigo e fai, spero che mia mamma non fa l'insalata con la pianta. Diventa un po' complesso. Sì, cioè, ci sono tecniche, si può fare, però partiamo dalle cose un po' più. Quindi quando vedete una bella mastevaglia in un garden, ricordatevi che poi dovete metterla in frigo. Quindi ecco, questo per me è un concetto fondamentale, capire da dove arrivano le piante che state prendendo. Adesso poi noi parliamo oggi di, vi do qualche indicazione di un po' di specie e generi che vanno bene per la coltivazione in casa, quindi da caldo. Poi ci sono poi serra intermedia e serra fredda. Le orchidee hanno due tipi di crescita. Ci sono le simpoidiali, che sono praticamente quelle, come in questo caso, che praticamente hanno lo pseudobulbo, che fa un nuovo pseudobulbo e col tempo si allargano. Quindi pian pianino accestiscono. E poi ci sono le monopodiali. Le monopodiali sono loro. Ecco, qua si vede bene. Simpodiale, pseudobulbo, no pseudobulbo, no pseudobulbo. Invece le monopodiali, come le vanda, le phalaenopsis, ok, continuano a crescere nell'apice. Può capitare che si ramificano, quindi fanno qualche nuova vegetazione, ma non avrete mai una pianta che negli anni continua a crescere in lunghezza. Allora, principali parametri della coltivazione. Parlare di coltivazione delle orchidee è fondamentale, vedere più aspetti, perché non basta la temperatura, non basta l'acqua, per avere la crescita corretta bisogna sempre guardare il complesso. Infatti quando spesso sui social ti arriva la domanda, non mi fiorisce la mia phalaenopsis, ho capito, come la coltivi? Gli do acqua così, la luce, la ventilazione, l'acqua, sono molti parametri che possono influire, cosa gli dai da mangiare, tutto assieme. Ah, la pazienza è fondamentale, perché hanno i loro tempi, sono piante, quindi ci sono delle orchidee che delle volte buttano lo stelo prima di aprirsi, ci mettono 6 mesi, e anche la cosa di dire la pianta è stata male, ho appena rinvasato per salvarla, non fa niente, oddio sta morendo, no, dagli il tempo di far qualcosa, cioè dagli il tempo di riprendersi. Quindi una cosa molto importante nella coltivazione è l'osservazione e la pazienza, perché anche il fatto di avere paura che sta succedendo qualcosa alla pianta che non va e continuare a toccarla, svasa, vasa, rinvasa, si fa più danni che altro. Quindi si fa una cosa e gli si dà il tempo alla pianta di fare quello che deve fare, e non hanno le nostre tempistiche, le loro. Basta, io sono fuori.
Allora, temperatura e riposo è quello che stavamo parlando prima. Il fatto che in base da dove arrivano si stabiliscono le temperature, perché anche il riposo. Tutte le piante che arrivano dalle zone soprattutto monsoniche o comunque dove ci sono le stagioni fredde, anche le nostre, semplicemente le nostre orchidee italiane, sono obbligate a fare un riposo, perché dove ci sono i monsoni ci sono una stagione calda e piovosissima, giù acqua, e la stagione secca e fredda. Sull'Himalaya o fa freddo e secco ed è asciutto, o fa caldo e sei bagnato zuppo. Quindi bisogna rispettare questo, perché la pianta cresce, è abituata a questo meccanismo, e questo meccanismo influisce sia sulla sua sopravvivenza e crescita che sulla fioritura. Prendiamo ad esempio i cimbidium. Tantissimi prendono i cimbidium, li mettono in appartamento, la pianta non mi fiorisce, non fiorirà mai, non può fiorire. Sono piante che arrivano dalla catena dell'Himalaya, tendenzialmente altitudini alte, quelli da freddo, perché poi anche lì ogni famiglia, quindi se parliamo di dendrobium, non tutti i dendrobium vengono dalla stessa zona, i cimbidium non tutti vengono dalla stessa zona, ci sono cimbidium da serra calda, cimbidium da serra intermedia, cimbidium da serra fredda, idem con i dendrobium, con le collogene, con tanti, soprattutto le famiglie molto numerose, le specie ci sono per tutti gli ambienti. Ci sono i pro e i contro. Il fatto che uno deve scervellarsi a capire per la temperatura che uno ha quale specie va bene, ma dall'altro canto abbiamo una scelta enorme. Ok, io ho la serra fredda, bene, non posso quella, non posso, però non è che non posso tenere l'ecologine, semplicemente devo andare in quelle da serra fredda. Ho la casa calda, e va bene, prendo l'ecologine da serra calda. Quindi c'è lo svantaggio di doversi scervellare, ma il vantaggio è che sono la famiglia a fiore più numerosa, evoluta, quindi sono veramente veramente tante, ci sono tantissime specie, c'è una scelta pazzesca. Purtroppo l'umano mi piace, lo voglio, il problema nostro è questo. Non è che dice ma può sopravvivere, no, mi piace, lo voglio, fine, e poi ci muoiono e iniziamo a farci le domande. Il riposo è proprio questo, tipo nelle zone monsoniche in inverno sull'Himalaya è asciutto freddo, il cimbidium in inverno deve stare all'asciutto il freddo, se io lo tengo al caldo non riesce. Il cimbidium è una pianta robusta, quindi tende qualche anno a sopravvivere lo stesso e non fiorisce. Altre piante, soprattutto specie più delicate, se non gli fate fare il riposo nel giro di un anno o due collassano, muoiono. Questo perché? Perché loro sanno che quando fa freddo devono star ferme. Come iniziano ad aumentare le ore di luce e arrivare il caldo, sanno che arriva la pioggia. Si alzano le temperature, arriva la pioggia, vegeto. Nel periodo caldo che c'è l'acqua e sviluppano, quindi si sviluppa il nuovo pseudobulbo, questo è uno pseudobulbo, lo sviluppano, viene velocicciotto e uno dice ma perché vai a fiorire in inverno quando non c'è un tubo? Ha un senso, se io fiorisco nella bella stagione, il tempo che matura i semi io li disperdo quando c'è la brutta stagione e questi non germinano. Se invece io fiorisco quando fa freddo, che non c'è un tubo, che il seme non può sopravvivere, nella stagione brutta, quindi la stagione dove non c'è acqua e fa freddo, sviluppo la capsula e sarà pronta ad aprirsi e buttare i semi quando sono nella stagione bella, che c'è l'acqua e fa caldo, e loro possono svilupparsi e creare nuove piantine. Quindi nelle piante c'è sempre un perché e una logica. Ecco perché se io tengo un cimbidium al freddo mi fiorisce, sento il freddo devo fiorire perché così ho i semi pronti per la stagione calda, se io lo tengo al caldo non ho niente, non riesce a fiorire. Invece tutte le piante che arrivano tendenzialmente dalla zona tropicale, che vivono sulle coste o comunque altitudini basse, sono piante da serra calda e non fanno riposo o riposo leggero. Perché se voi andate nelle isole tropicali, ok,
anche nella zona dell'Amazzonia praticamente hanno sempre lo stesso clima tutto l'anno, non hanno grosse, al massimo c'è la stagione leggermente più fresca dove piove un pochino meno, ma come tutti sapete quando andiamo a fare i viaggi in inverno, cioè vai nelle isole tropicali, ci vai tutto l'anno, è sempre uno spettacolo. E quindi chi vuole coltivare in casa è meglio che si dedica a tutte quelle piante che sono da serra calda e non hanno bisogno di riposo o che sia comunque leggero, perché comunque un minimo di differenza tra l'inverno e l'estate ce l'abbiamo, perché comunque in estate fa più caldo, ma è una cosa leggera, non devono avere un vero e proprio riposo. La luce è fondamentale. Allora, molti pensano, hanno questa idea dell'orchidea che non vuole la luce. Non è vero, cioè, ok, non vuole il sole diretto, è una pianta che vive nelle foreste, ma non l'ombra. È molto importante la quantità di luce. Loro crescono, queste sono foto, spero che si veda un pochino, sono due alberi in Ecuador pieni di orchidee, questa è anche fiorita, qui c'è la pianta, qui queste sono delle bromeliacee, ed è pieno di orchidee. Le orchidee non le trovate nella foresta tropicale, non le trovate sul suolo, ma non le trovate neanche, difficilmente le trovate anche a questa altezza, sono dove c'è i rami. Sul suolo loro si sono evolute per andare lì sopra, perché nella foresta sopra nell'equatore, se tu vai sopra la chioma cuoci, c'è aria asciutta, temperatura alta, il sole che ti strina e quindi non puoi vivere. Sul suolo nella foresta amazzonica ad esempio non c'è spazio, non c'è luce, è zuppo e non c'è spazio, c'è già la lotta tra gli alberi, qualche felce, albero, è già tutto pieno. Le orchidee sono riuscite ad andare nell'unica zona dove non c'è concorrenza, a parte dove c'è le bromeliacee che quelle fanno concorrenza e le pillanzie, però, e hanno un sacco di superficie, tutto rame, tutti i rami in superficie dove potersi sviluppare. Però dove c'è i rami la luce è tanta, cioè sopra, in mezzo alle foglie di una chioma c'è tanta luce, non è ombra, è ombra luminosa. Poi in base alle specie c'è chi vuole più luce e chi meno, ci sono anche orchidee tropicali che vivono in pieno sole, quindi tipo le Vanda vogliono tantissima luce perché in natura vivono, beccano anche il sole pieno, quindi dipende dal tipo di orchidea anche lì che stiamo coltivando, dal suo habitat. Alcune, come quelle che abbiamo visto prima dell'Ecuador, invece delle foreste dove c'è sempre le nuvole, quelle ne vogliono meno, il sole non lo vedono, o sono già sotto le foglie, più c'è sempre la nebbia, quindi quelle lì ad esempio ne vogliono meno. Ma normalmente la maggior parte, quasi tutte le orchidee, vogliono tanta tanta luce. Questo per spiegarvi cosa, dove posizionarle in casa. Non so se si vede bene. Mi capita spesso di vedere gente, finestra, mensola, la pianta è qua. Io questa foto l'ho photoshoppata apposta per estremizzare un po'. L'occhio umano non capisce la quantità di luce. Il nostro occhio non la capisce. Cioè, per noi, adesso che nuvolo, da qui a lì la luce non la vediamo differente. In realtà è molto differente. Se voi notate adesso questo angolo sembra quasi buio, e l'ho estremizzato un po' per far capire, a occhio nudo non l'avrei notato. In realtà qui è troppo, non c'è sufficiente luce per le orchidee, già per una Phalaenopsis non è più sufficiente. Questa è una posizione sufficiente. Questa è la mia cucina, è la mia finestra, erano due mie finestre. Lavandino, cioè proprio il lavandino. Questa è una, per farvi capire la quantità di luce che serve, è la finestra a sud, dove in quel momento era mezzogiorno, dove ci picchia in pieno il sole, e la tenda è un
è un, in questo caso è macramè, ma è un pizzo, cioè è una roba leggerissima. Questo è per far capire quanta luce in realtà serve. Quindi se io ho la finestra qua e la metto lì dove siete voi, la pianta non riceve già più corretta luce, è già poca. Come capire se la luce è sufficiente? Imparate ad osservare le piante, il colore delle foglie. Una Phalaenopsis che ha le foglie di questo colore non ha luce sufficiente. Se è più chiara vuol dire che invece ha luce. Poi ci sono varie tonalità, tipo ci sono orchidee che esposte alla luce tendono a diventare rosse, quindi se io le faccio arrossire vuol dire che gli sto dando luce corretta senza arrivare all'estremo di ustionarle, perché se poi le mettiamo in pieno sole bruciano e le abbiamo bruciate. Una Phalaenopsis, le Phalaenopsis tendenzialmente stando alla luce tendono a diventare più sul giallo, ci sono quelle che vanno un po' più sul giallo, quelle che vanno sul rosso. Se invece diventano verde scuro non è luce sufficiente. Comunque di solito le finestre sud con una tenda leggera ottimali, altrimenti est e ovest. Una finestra nord non ha luce, cioè la finestra nord non è sufficiente, non riuscire, è difficile poi avere le fioriture. Attenzione, mi è capitato di qualcuno mi dice dove ce l'hai? Nella finestra, sul davanzale della finestra sud, e poi c'è un palazzo di 20 metri davanti, o hanno un bel portico lungo davanti tutto di tetto, ok è a sud, ma il sole non ci arriva contro sta finestra e quindi a quel punto dico vai a est o vai a ovest, o si aggiunge l'illuminazione artificiale, perché poi esiste, iniziamo a complicarci la vita, ma esiste anche quella. Eccola. Questo è le serre di un signore che abita qua a Marzio, e è la cantina, questa è la sua cantina, quindi queste piante non hanno mai visto la luce vera del sole, tutta illuminazione artificiale, e ha delle gran belle piante con delle fioriture, ecco. Oppure questo è un nostro socio di Savona che in inverno per sopperire la quantità di luce ha messo le lampade apposta alla finestra, però ha messo comunque l'illuminazione artificiale. Perché? Perché tutte le piante che arrivano dalla zona dell'equatore hanno 12 ore di luce. Se si va all'equatore per tutto l'anno ci sono 12 ore di buio, 12 ore di luce. Pian panino, pianino che ci si alza o ci si scende verso i poli si modificano e ti trovi in estate più ore di luce, e per noi che saliamo più ore di luce in estate e meno ore di buio, fino ad arrivare su al polo che poi c'è il punto dove è proprio sempre buio. Il problema è questo, che tutte le orchidee da serra calda arrivano tendenzialmente dalla zona dei tropici e hanno bisogno di 12 ore di luce. Le Phalaenopsis ibride si adattano anche all'inverno, quel che c'è, ma se uno vuole fare una coltivazione fatta bene si aggiunge l'illuminazione artificiale per sopperire le ore mancanti di luci, così almeno arrivi a 11-12 ore, e questo per avere belle fioriture, belle piante è ottimo. Si va anche a parlare già di specie, di anche piante un pochino più complicate. Le mie Phalaenopsis sono sul mio bel davanzale lì e non hanno l'illuminazione artificiale e crescono comunque bene, però ci sono anche queste tecniche. Poi non è tema di oggi, c'è per scegliere quelle lampade, c'è il mondo dietro e comunque esiste. Acqua e nutrimento. Acqua e nutrimento, la prima cosa di cui dobbiamo parlare sono le radici. Tutte le orchidee da serra calda, intermedio calda, tendenzialmente sono la maggior parte sono epifite. Cosa succede? Le orchidee in natura epifite sono sui rami, non hanno le radici nella terra, quindi quelle vedono l'acqua solo quando piove, e non piove tutto il giorno. Sì, ci sono delle zone dell'Amazzonia che qualche pensierino di piovere tutto il giorno ce la fa, ma non è tutto così per i tropici. Quindi cosa succede? Piove, si bagnano, poi arriva il vento, asciugano,
come fanno a sopravvivere? A stare a metà degli alberi. Se notate, la radice è molto spessa, molto grossolana. Lo si vede bene nelle vanda, che sono proprio ciccione, nelle phalaenopsis vediamo bene che la radice è bella spessa. Non è la vera radice quella. La radice è un filo molto duro che c'è all'interno, è sottile. Quando cresce, questa è la punta, è l'apice, mentre cresce si fa a tutto attorno alla vera radice uno strato di cellule programmate per morire. Quindi sviluppa, infatti se notate qui sono ancora vive, qui sono già morte, sono programmate per costruire le pareti cellulari e morire subito appena sono formate. Questo cosa fa? Una spugna. È esattamente una spugna. Quando piove si riempie d'acqua, trattiene l'acqua, la radice interna si prende l'acqua pian pianino, quella che serve, e quindi ha il tempo di aspettare la prossima pioggia o la prossima nebbia o quel che deve arrivare di acqua o umidità. Tutto questo spiegone perché è la base importante per capire quando innaffiare. Radice grigia, radice asciutta. Quando voi bagnate le radici delle orchidee, verdi, diventano verdi. Mai acqua nel sottovaso, perché ovviamente se vivono sugli alberi questa l'acqua vera e propria non la vedono, perché la vedono passare e dopo 5 minuti c'è il vento che le fa asciugare. E soprattutto vanno innaffiate bene, che sia immersione, che sia dall'alto, vanno innaffiate bene bene bene, non si toccano più, non si innaffiano più finché non diventano tutte argente le radici, ma non queste, perché qui asciuga ovviamente prima, è la parte alta che passa l'aria. Quando le radici in fondo sono argente è ora di innaffiare. È più facile ammazzare una phalaenopsis per troppa acqua che per poca. Quest'estate, tutti gli anni in realtà, mi è capitato per 20 giorni, a luglio, cioè in quei periodi, 20 giorni di non innaffiare le phalaenopsis sul davanzale perché ero incasinata, e non muoiono. E sono lì che dicono dammi da bere per favore, ma non muoiono. Provate a innaffiarle tutti i giorni, tra una settimana sono già marcite. Quindi sono molto resistenti sulla mancanza per assurdo di acqua. Acqua, non umidità, acqua, ma patiscono l'acqua vera e propria, troppa acqua vera. Hanno bisogno di umidità. Gli ibridi, le phalaenopsis, ad esempio, tollerano l'umidità dell'acqua della casa, che è un po' più bassa. Si va poi su altre specie, soprattutto come abbiamo visto nell'ambiente dove c'è sempre la nebbia, che se non gli dai un'umidità molto elevata non riescono a vivere. E ora arriviamo alla parte dura, l'acqua. Sempre per il discorso che loro sono aggrappate sui rami, l'acqua che vedono è acqua piovana. L'acqua nostra, soprattutto in Italia, che è anche bella, qui un po' meno, da me in Alessandria non ne parliamo, che quando finisci di lavare i piatti, se non hai fatto sulla gocciolina, il giorno dopo c'è la macchia bianca di calcare, ecco. L'acqua del nostro sottosuolo è molto ricca di sali minerali, perché viene passando nel terreno, raccoglie. Loro vedono acqua piovana, mangiano quel poco che si decompone sui rami e, se sono fortunate, una bella caccata di un uccello. Questo è il massimo concime che vedono. Quindi se noi andiamo a prendere i concimi che ci vendono nei garden, mettiamo la dose che dice quel concime nell'acqua del rubinetto, bruciate tutto. Quello strumentino che vedete in foto è un conduttimetro e legge la conducibilità elettrica. Più sali minerali ci sono disciolti nell'acqua, più passa corrente. Quindi è uno strumentino comodo, che poi costa €35 li trovate, cioè una roba, non è che costa tanto. Quindi più sali minerali, più concime c'è disciolto in acqua, più sale la conducibilità. Casa mia, ad esempio, in media supero, solo l'acqua mia potabile supera di suo i 500 microsiemens.
Se io aggiungo il concime, come dicono le fiaschette, ok? Supero i 1000. Un'orchidea normalmente normale, quindi non parliamo di specie un po' particolari, vuole 200-300. Perché vede acqua piovana, non vede acqua del terreno con concime aggiunto dentro. Se uno vuole coltivarle al top, proprio fare una cosa fatta bene, ma bene bene bene, usa o acqua d'osmosi o acqua piovana, aggiunge concime, perché l'acqua d'osmosi o piovana è praticamente conducibilità zero e in effetti l'acqua pura non passa la corrente passa se ci sono i sali minerali, quindi si aggiunge il concime fino ad arrivare a 200-300, si bagna tutte le volte che si innaffia, si usa quell'acqua, perché comunque la pianta ha bisogno del nutrimento per costruire le cellule. Se gli do sempre acqua pura, osmosi pura, cioè acqua piovana pura, osmosi pura, non può far nulla, non riesce a creare le cellule. Quindi si porta tutti i giorni, o comunque per le zattere, perché vanno innaffiate praticamente tutti i giorni, o comunque ogni 10 giorni, due volte alla settimana, quello che serve, si porta la conducibilità a 200-300 e si innaffia. Ogni tanto, due mesi, una volta al mese, si bagna bene, 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 abbondantemente, solo con osmosi o piovana, per eliminare l'eccesso di sali minerali che si possono cristallizzare sul substrato, che quelli lì, se arriva alla radice, si brucia. Se invece, e questo sarebbe il top. Se invece non si può fare questo, anche l'acqua delle bottiglie, quelle con bassa conducibilità, va bene, però mi rendo conto che se ho due Phalaenopsis posso prendermi la cassa cioè usare le bottiglie da bere, se sono tante inizia a essere impegnativo. Oppure sugli ibridi tipo Phalaenopsis tollerano un pochino di più anche l'acqua del rubinetto, che è attenzione però di non dare sempre concime, e soprattutto, cosa che non si fa nell'altro metodo, prima di innaffiare col concime bagnatele, perché se voi bagnate la radice, questa apre i pori e quindi ridando poi il concime la radice è già un po' più pronta ad assorbire e evitate di bruciarla. Ogni quanto innaffiare non posso dirvelo, dipende dall'ambiente, la regola è quando sotto è grigia. In inverno, che avete 18 gradi o 20 gradi in casa, può essere che sotto diventa grigia dopo 20 giorni. In estate, se ne mettete fuori con 40 gradi tutti i giorni, se sta piovendo ed è una giornata super umida, può essere che ci metta un giorno in più. Bisogna imparare a osservare la pianta. La pianta sa dirvi se c'è qualcosa che non va e cosa ha bisogno, o se sta andando tutto bene. Sui concimi bisogna fare una piccola digressione. Si può usare tranquillamente un bilanciato tipo 20-20-20 con microelementi che siano però quelli molto solubili, perché non devono avere residui di concime che va alla radice, si brucia. Ma non è sufficiente solo questo. Per la costruzione delle cellule, comunque per la costruzione della pianta, è fondamentale il calcio e il magnesio. Quindi se noi non glieli diamo, la pianta col tempo può avere delle difficoltà, e il calcio non va bene, il calcare, perché non è capace di assorbirsi il calcare purtroppo, ma non possono essere miscelati con concime normale. Se noi mettiamo nitrato di calcio o sulfato di magnesio dentro un concime normale, fate il gesso. Come li mettete in acqua, viene giù proprio il gesso. Chimicamente non si possono mettere assieme. Quindi si fertilizza normalmente col 20-20-20, ogni tanto, tipo una volta al mese, si alterna col nitrato di calcio, che è il nitrato di calcio, sempre nella stessa quantità come conducibilità, lo mettono nei campi, quello costa veramente poco, si trova dappertutto, si trova nei garden, si trova per il prato, si trova senza problemi. E il solfato di magnesio, che si chiama anche sale di Epsom, si trova anche in farmacia, anche quello si trova tranquillamente, non è una roba che si impazzisce. E
ad esempio, un esempio sul solfato di magnesio, perché il magnesio è così importante. La struttura atomica della clorofilla è tutta costruita attorno a un atomo di magnesio. Cioè c'è l'atomo di magnesio e poi viene costruita tutta la clorofilla. Se alla pianta non diamo il magnesio, la pianta non produce clorofilla. Senza clorofilla sappiamo tutti che la pianta non vive. Ecco perché è fondamentale darglielo. Cioè c'è un perché. E esiste in commercio, purtroppo, non a livello materiale, ma solo per le grandi ditte, un concime che è il Calmag, che è una formula particolare con chelanti, che sono riusciti a mettere insieme il bilanciato con microelementi più il calcio e il nitrato, e noi adesso come associazione cerchiamo di fare i gruppi d'acquisto per poterlo far avere i soci. È studiato perfetto, lo usano tipo anche in Olanda, appunto viene usato per le grandi coltivazioni di piante. Perché non viene dato venduto al pubblico? Perché è igroscopico. Se lo aprite e lo lasciate lì, il giorno dopo il pappetto è sciolto. Quindi c'è tutto un po' un meccanismo di, cioè è ottimale come concime, ma c'è tutta una menata dietro per conservarlo, e ti vendono solo i sacchi da 25 kg. Perché? Perché nelle aziende, quando devono concimare per delle serre enormi, prendono il sacco, aprono, vuotano, non stanno lì ad aspettare a tenerlo lì un annetto. E quindi niente, è stupendo, è un ottimo concime, è uno dei migliori, però è un pochino più complesso. Ma si ottengono ottimi risultati anche con bilanciato più il nitrato di calcio e solfato di magnesio. Umidità e ventilazione vanno di pari passo. Le orchidee ovviamente vogliono tantissima umidità. In casa non potete permettervi di tenere il 90% di umidità, perché sennò crescete anche voi con i funghi e vi marcisce la casa. In foresta amazzonica gli alberi sono state ovunque, ho capito perché le case sono di legno, perché almeno marciscono, le buttano giù, le rifanno, perché senti puzza di muffa, di fungo ovunque, è una roba terrificante. Ma tanta umidità vuol dire tanta ventilazione. Se io ho l'umidità alta ma ho un ristagno di aria e non cambio l'aria, partono malattie, marciumi, ma parte qualunque roba, vi marcisce tutto. È un equilibrio difficile da creare, non è semplicissimo. Adesso per le Phalaenopsis che teniamo in casa c'è qualche accorgimento, soprattutto per l'inverno quando partono i riscaldamenti. Per ad esempio questa, che è una pianta che ama l'umidità pesante ma vuole anche tanta reazione, allora lì iniziano meccanismi tipo ventilazione, come negli orchidari, che sono terrari o acquari trasformati in mini serrette da tenere in casa, e si mettono le ventoline tipo dei computer, ok, per far girare e circolare l'aria. Io ad esempio avevo la veranda trasformata praticamente in serra, ho trasformato la veranda in serra e i miei poi volevano anche quasi uccidermi perché stava marcendo la cucina in casa, perché tenevo comunque oltre il 70% di umidità, avevo comunque le ventole, ventilatori accesi 24 ore su 24 per muovere l'aria. E anche lì, se io ho un ambiente chiuso, non basta dire ho l'umidità e far girare l'aria, perché l'aria è sempre quella. Ogni tanto devi aprire e far cambiare l'aria, che in inverno quando fa freddo non è proprio facilissimo, quindi alla mattina andrebbe aprire un attimino, far entrare un pochino d'aria, perché come noi facciamo fatica a respirare, stiamo male, l'aria stantia, anche loro sono esseri viventi e non gli piace, più che altro per le malattie, ci ammaliamo noi, si ammalano loro. In casa un trucco per aumentare l'umidità, soprattutto chi ha i termosifoni, perché io sincera, la prima foto che vi ho fatto vedere che c'era le Phalaenopsis nell'angolo buio, lì sotto c'è un termosifone, e ovviamente non lo spengo perché è l'unico termosifone in cucina, i vecchi umidificatori che usavano le nonne attaccati ai termosifoni, ne aggiungete un bel po', ne mettete 4-5, prendeteli con i disegnini, quello che volete, quelli di ceramica praticamente, e li riempite d'acqua. Ogni volta che scaldano,
il termosifone scalda, scalda l'acqua e fa vapore, fa umidità. Oppure anche funziona tanto, ma questo vale per tutte le piante d'appartamento, metterle assieme, si autocreano un microclima, non ammassate, perché sennò non circola l'aria, ma fare il gruppettino dove tipo così, che gira l'aria, loro possono svilupparsi, si autocreano dei microclimi. Altro trucchetto, se uno può, prendere dei contenitori dove mettere ghiaia, argilla espansa, lapillo, quello che si vuole, e acqua dentro, ma che sia uno strato un po' alto, si appoggiano sopra le orchidee, ma l'orchidea non deve toccare l'acqua. Per questo vado a mettere della ghiaia o del lapillo, perché almeno io faccio uno strato così, l'acqua la faccio arrivare qua e sopra appoggio la pianta. I vasi normalmente, ovviamente non questo, nemmeno questo, ne ho uno. Sì, beccato. Spesso i vasi hanno questo bordino per tenere staccato il vaso e far girare l'aria. Ovviamente se io metto questo della ghiaia e l'acqua è più bassa, l'acqua non andrà mai a toccare la parte bassa del vaso. E stando sul termosifone con l'acqua così sotto, ovviamente scaldando, gli diamo un po' di umidità. E questo aiuta per risolvere un po' il problema in inverno. Substrato e rinvaso. Ecco, questa è una classica, mi è arrivata, era una signora che mi ha detto per favore rinvaso, ho detto sì, ma già che ci sono la sfrutto anche per le foto. Capita di vedere ste robe. Cioè, la base della pianta era qua. La pianta è rimasta qua. Perché? Perché quella pianta è stata messa nella finestra e non viene girata. Il problema è che la pianta va verso la luce. Noi in casa non abbiamo la luce dal soffitto, la luce è orizzontale, la pianta segue la luce. Un giochetto è ogni volta, quando innaffiate la rimettete al suo posto, gira. Tipo io una cosa che faccio, perché poi non sto sempre, in questo momento vedo che sta crescendo verso di lì, ti giro così. Quando vedo che inizia ad andare di lì e ti rigiro dall'altra parte e vengono su dritte. Ovviamente questa era una pianta che era parecchio, che non era rinvasata, perché per essere fuori dal vaso così vuol dire che era già un po' lì da anni. Il rinvaso è fondamentale, soprattutto nelle piante appena comprate, perché uno dice porto la pianta appena comprata nuova e posto. No, assolutamente no, perché i substrati che di solito si usano, o comunque quelli di quando si comprano, sono substrati organici. È legno. Il legno marcisce. Marcisce il legno, marcisce la pianta. Invece, quando noi la compriamo, questa pianta è in quel substrato da quando era piccola. Non è appena stata dai venditori professionisti, a volte le trovi già rinvasate, ma queste non sono, sono piante che sono lì da quando ce le hanno piantate per farle fiorire. In più pompate bene in serra con condizioni perfette, quel substrato ormai sta già andando. Quindi io un consiglio, e poi vi faccio vedere dopo il perché, perché c'ha un perché, quando la comprate, soprattutto quelle commerciali, se vedete le radici messe bene, aspettate la fine della fioritura e rinvasate. Se è messa male, rinvasate punto anche con la fioritura, perché è facile, se iniziano a partire i marciumi non fermate più e perdete la pianta. Normalmente invece si rinvasano in primavera, c'è un motivo per cui si parte in primavera. In primavera c'è l'aumento delle ore di luce e arriva il caldo, la pianta è stimolata a partire e a vegetare, quindi è il momento migliore, perché io ogni volta che rinvaso e vado a toccare le radici, io vado a fare uno stress alla pianta. Ma andare a stressare una pianta, soprattutto quelle che fanno riposo, stressare una pianta che va a riposo, cioè la pianta sta andando già nel periodo peggiore di sopravvivenza, in più gli rompo le scatole. Non è una bella cosa. Se invece la pianta sta andando nella stagione ottimale, dove è ora di vado, faccio radici, ovvio che se io vado a stressare la pianta, a toccare le radici in quel momento, tanto la pianta è già pronta per partire, quindi ti radica subito. E questa è una cosa che
aiuta tanto. Ma se ci sono dei problemi radicali, che sia qualunque mese, non aspettate, perché non ci arrivate la primavera, non è detto che ci arrivate. Soprattutto le phalaenopsis, ma ormai si trovano anche negli oncidium e in qualche altra roba, perché farlo subito? Perché uno dice, ma intanto è lì, aspetto la primavera. Se è sana sana, facendo molta attenzione alle innaffiature, si può fare, ma se c'è già qualche problema, attenzione per questo. La baby ball può essere fibra di cocco macinata con patata, terriccio compattato, qualunque porcheria. Semplicemente, allora, le orchidee non si possono seminare nel terreno e non nascono. Il seme, perché è fatto per volare e andare sui rami, non ha la sostanza nutritiva. Se noi vediamo un fagiolo, c'è l'occhietto dove germina, poi è tutta sostanza nutritiva per poter germinare. Le orchidee non ce l'hanno proprio, perché sennò un fagiolo non ci arriva sui rami. Per vedere i semi di un'orchidea devi vederli al microscopio. All'occhio nudo è una polvere finissima, e ce n'è tantissime, in una capsula è piena, ce n'è tanti, ma tanti tanti tanti. E perché così, quando si apre così, il vento le sbardella sul quello che cade per terra non può nascere, quello che va sopra il sole si ustiona, ma qualcuno finirà sui rami e riesce a nascere, però non ha sostanze nutritive. In natura ci sono i funghi, che si chiamano micorrize, che vanno ad quando il seme arriva, si atterra, se c'è il fungo micorrizza, il fungo va a aggredire il seme, e quindi si crea un'unione tra il fungo e il seme. Il fungo dà da mangiare al seme, che riesce a germinare, però poi la pianta sviluppa, e quindi anche la pianta dà quello che serve al fungo, e c'è tutto questo meccanismo. Se non c'è il fungo, questa non nasce. Se io prendo un seme qui e te lo metto lì su un rametto, non nasce. L'uomo le semina in vitro, quindi sono in laboratorio, perché se uno semina senza essere in assoluta sterilità, se prima che germina l'orchidea sono nate funghi, muffe, nasce qualunque cosa prima di quello, quindi deve essere tutto sterile. Cosa succede? Che quando le piantine sono abbastanza grandi da poter essere tolte dall'ambiente sterile, hanno bisogno di più umidità, vengono messe in quei cosini, che in Olanda, il grosso degli ibridi viene dall'Olanda, lo sappiamo tutti, hanno queste serre gigantesche, tutte computerizzate, tutto escono stampate tra un po', sono tutte uguali, perfette. E cosa succede? Quindi loro mettono in questi vasettini per dare più umidità le piantine quando sono piccole. Quando è ora di rinvasarle, non stanno a togliere sta cosa, prendono il tutto e buttano nel vaso. Cosa succede? Oggi purtroppo non è uno qui, perché quando facciamo i rinvasi, se ne becco uno, me lo porto per farvi vedere cosa viene fuori. Quando andate a svasare, che è asciutta fuori, io ho fatto la prova, phalaenopsis messa malissimo, mezza marcia, perché è una persona che innaffiava troppo e non faceva asciugare. L'ho lasciata lì per un mese e mezzo, perché dovevo fare un corso, ho detto aspetta che la lascio lì così ce l'ho pronta. L'ho svasata dopo un mese e mezzo che non gli davo acqua, ho strizzato quella, era quella la pianta, devo fare le foto per i corsi, ho strizzato quella roba lì, è uscita quasi ancora più di una tazzina di acqua. È torba, è terriccio compattato, assorbe qualunque roba quella fare lì. E dove? Nel punto più sensibile della pianta, il colletto, perché è proprio qua sotto. E voi non lo vedete, se c'è, non lo vedete finché non svasate. Quella roba è terribile, perché voi pensate che la pianta è asciutta, perché fuori le radici sono argente, nel centro, nel cuore del vaso c'è quella roba lì, so proprio attaccato questo, che è il colletto della pianta, e vi fa marcire tutto. Poi parte marciume perché andate a svasare, c'era quella roba lì. Sono piante che, se svasate e coltivate bene, danno grandissime soddisfazioni. Basta saperlo in anticipo e uno risolve il problema. I substrati.
Le epifite vengono storicamente coltivate in bark. Bark, corteccia da pacciamatura sono due cose diverse. La corteccia da pacciamatura è sempre corteccia di pino come il bark, ma la resina. Non usate quello da pacciamatura. Come non cresce l'erba nell'aiuola, non cresce neanche l'orchidea, perché non tollera la resina. Il bark è corteccia di qualità migliore, che viene messa in autoclave ad alta pressione, a temperatura alta, e lavato, e viene eliminata completamente la resina. Storicamente in Italia si usava molto il bark, ultimamente si sta passando a materiali inorganici. Ci sono i pro e i contro in tutte le due parti. Il bark, essendo corteccia, che è legno, va sostituito periodicamente, perché ogni tanto mi arriva la domanda e fa: avevo un'orchidea, una phalaenopsis bellissima, è 6 anni che mi fiorisce, di colpo è morta, l'hai rinvasata? No, marcisce il legno, marcisce la pianta, è legno, stando sempre lì umido prima o poi marcisce, non c'è via di fuga. Il lapillo, come altri substrati inorganici, il lapillo è roccia, cioè roccia vulcanica, non marciscono, non degradano e costano tanto meno, perché costano 6 euro un sacco alto così, e ne fai di piante, se ne fanno tante. Quindi si inizia a usare anche materiali diversi. Va benissimo anche la corteccia, va sostituita, perché il problema è che la corteccia, quando inizia a degradare, diventa molto zuppa d'acqua. L'orchidea vuole, proprio per il discorso di prima che abbiamo spiegato dell'aria nelle radici, vuole sì tanta umidità, ma non gli piace avere l'acqua attaccata alla radice. Quando il bark inizia a degradare, la radice si trova a zone dove c'è l'acqua a contatto, e vedete le radici che iniziano ad avere delle porzioni nere, perché lì partono i marciumi e dove c'è l'acqua. Il bello del lapillo è proprio il fatto che è una roccia molto porosa, che assorbe il suo stesso peso di acqua. Un chilo di lapillo assorbe un chilo di acqua, è tantissima. Già di suo pesa, ecco, difetto, pesa, è veramente pesante, però ha una caratteristica molto molto bella, il fatto che se voi prendete il lapillo, lo pucciate nell'acqua, lo tirate fuori, se lo toccate, sentite il fresco e l'umido, sentite proprio l'umidità con le dita, ma non sono bagnate. È una caratteristica del lapillo, che non ha mai acqua libera sulla superficie. E le orchidee vanno nozze, le epifite. Umidità, perché rilascia gradualmente l'umidità, ma senza acqua libera. A loro piace parecchio. Vengono anche molto bene. Due difetti. Pesa. Se avete delle piante che fanno i fiori pendenti, dovete... Io ho un bulbo filum di là appeso in mostra. Spero che non venga giù, perché se no buchiamo, andiamo sotto terra, perché è grosso così, quindi un vaso grosso così pieno di lapillo pesa. Io, vabbè, la mia collezione al giardino botanico in mostra perenne, là ho le strutture come qui di ferro, uso del fil di ferro, di quello spesso tosto, li aggancio su e non ho problemi. Se uno non ha una struttura un po' resistente è un po' un problema. Però si può anche alleggerire, basta mischiare lapillo con la pomice, e non usatela se innaffiate in immersione, perché se mettete la pomice in immersione vi trovate pomice dappertutto, perché galleggia. Però si può usare anche questi trucchetti. Altro difetto è nelle monopodiali spettacolo, perché intanto non vanno divise. Quindi rinvasate nel lapillo, se non ci sono problemi radicali non la rinvasate più. Non ci sta più nel vaso perché è troppo grossa, prendo un vaso più grosso, tiro su tutto, metto, aggiungo attorno, perché intanto non degrada. Invece con le simpodiali il difetto cos'è? Essendo tipo questa pianta, io se volessi la posso dividere, però immaginatevi una pianta così, che ha già un po' più di pseudobulbi, ora di rinvasarla. Nell'apillo tendenzialmente, se innaffiata e concimata correttamente, le radici sono sempre molto sane. Provate a dividere un blocco di sassi e radici.
Ci sono i pro e i contro. Io ormai ho tutte la pillo, sinceramente. Ci sono i pro e i contro. Non è corretta né una coltivazione né l'altra. E ci sono anche molti altri substrati, ognuno sceglie la sua strada, semplicemente. Nel rinvaso fondamentale è sempre sterilizzare tutto, perché soprattutto per i virus, il virus non lo, se una pianta prende il virus non lo curate e ha una capacità di infettare altro mostruosa. Basta niente, se passate da una pianta all'altra disinfettate sempre, basta anche la mucchina. Per assurdo hanno dimostrato che anche solo passare la fiamma sulla lama non è al 100% sicuro, perché è vero che bruci, ma può formarsi una crosta di bruciato che protegge qualcosa sotto. Andate giù di disinfettanti, alcol, la mucchina, ok? E ricordatevi sempre di fare i tagli disinfettando da una pianta all'altra, ma questo in realtà vale per tutto. Quando vedete quelle la classica siepe di l'alloro con la foglia grossa, che adesso non mi viene il nome, che di colpo vedete giardini che è tutto sterminato. L'anno prima c'era una pianta morta, potano, l'anno dopo tutto sterminato, virus. Hanno potato senza disinfettare, perché ovviamente i giardinieri non è che ogni volta che passano da una pianta all'altra sale a disinfettare, quindi hanno passato il virus a tutta la siepe. E muore tutto. Purtroppo capita che il virus c'è nella pianta, ma la pianta riesce a sopravvivere lo stesso. È pericoloso avere in collezione una pianta col virus, perché è talmente facile contagiarla, o la tenete veramente distaccata, ma anche per gli insetti. Gli insetti trasportano le malattie. E l'unica cosa, è brutto da dire, ma l'unica, se avete una pianta col virus, si riconoscono tendenzialmente, perché fanno sempre forme sulle foglie circolari o comunque di disegni molto geometrici, tutto a strisce, cioè si vede abbastanza bene, e in quel caso va neanche buttata via, andrebbe proprio bruciata la pianta. E quindi è fondamentale ricordarsi sempre di disinfettare tra una pianta e l'altra. Pulizia delle radici, se vedete questa era come era prima, questo è quello che mi è rimasto, tipo tolto questa parte morta, ecco questa è la vera radice, non so se vedete il filo, quando muoiono che ormai tutto il resto è marcito, il velame è marcito, vi rimane un filino nero, quella è la vera radice che c'è all'interno, e la radice sana si riconosce, vediamo qua un po', eccole, perché di solito è bella soda, se la, tipo questa parte è già sicuramente morta, la vedete che è schiacciata, poi bagnandola si è morta, tipo questo pezzo è morto, questo invece è tutto sano. Attenzione al colore, perché ogni tanto mi dicono è gialla, è morta, se è esterna può essere, essendo che nelle radici dell'orchidea c'è un filo di clorofilla. Le radici all'interno del vaso che non prendono luce non hanno sviluppato clorofilla, quindi attenzione che in realtà all'interno del vaso è normale che siano bianchine e gialline, quindi non cacciate, cioè non andate a togliete proprio solo quello che è morto e che non serve, e mi raccomando fate questa operazione a radici bagnate. La radice asciutta, essendo che non ha più acqua all'interno del velame, è legnosa, si spacca come niente. La radice bagnata, essendo che c'è l'acqua, è più elastica, quindi vi permette un po' di, vi agevola nel rinvaso. Il livello del substrato. Questa è una mia pianta che è in lapillo, ormai sono passati 5-6 anni da quando l'ho rinvasata e quindi mi è venuta bene come foto, perché si vede bene il livello del colletto. Questo è il livello del colletto e quindi è il livello attuale del substrato. Quindi in questo vaso il substrato arriva qua. Quando l'avevo piantata ovviamente il colletto era qua. Crescendo, ecco, se le foglie basali diventano gialle e cadono, non sta morendo la pianta. Le foglie non sono eterne. Se sta buttando le foglie dal centro e perde quelle sotto è normale. Una phalaenopsis in media porta dalle 4 alle 8 foglie in base all'ibrido. Non vedrete mai una vanda, cioè una phalaenopsis che è diventata alta come una vanda con tutte le foglie.
è normale che perde le foglie più vecchie sotto. Le piante sono capaci di durarvi anche 50 anni, ma la foglia no. Quindi questa qui è una pianta che aveva già 5-6 anni in questo vaso, essendo la pillo non serviva al rinvaso perché non marcisce. Pian piano è salita, vedete che comunque ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foglie, che è la media, è normale. E ovviamente c'è tutto il fusto fuori, però, perché quelle vecchie le ha perse. Quando rinvasiamo, la cosa corretta è tutte le radici nel substrato, il colletto a filo e tutto il resto fuori. Il colletto deve avere aria, non affossate le piante. Stessa cosa in queste. Il colletto deve stare a filo fuori. Se voi andate, a me capita, è così, è stabile, non si ribalta, e vedete le piante infossate fino qua. Primo, perché le nuove vegetazioni partono da qua sotto e se sono sotto marciscono subito, e soprattutto perché il colletto è la zona nelle piante più delicata, dove partono marciumi. È un discorso che non vale solo per queste, ma per tutti. Quando uno pianta un albero, una rosa, qualunque roba, un frutto nel giardino, il colletto deve stare a filo, non va affossato sotto, perché sennò partono marciumi. Che poi è semplicemente la zona di innesto tra il tronco e le radici, è esattamente il passaggio, quella piccola porzione della pianta nel passaggio tra parte aerea e parte invece quella nelle orchidee, non sottoterra, ma comunque della parte radicale. Due cose, perché qui non le ho aggiunte, poi mi ero resa conto che mancavano e infatti mi sono fatta portare gli esempi, tanto so già che me lo chiedete. Dove si taglia lo stelo? Allora, ci sono due modi. Io pendo per uno, poi ve lo dico, ma ci sono due modi e vi spiego il perché. Normalmente soprattutto i fiorai, comunque chi non conosce molto, che non sanno molto, vi dicono contate due nodi e tagliate, perché da questi nodi ripartono a fiorire abbastanza velocemente. Cosa succede? Primo, che è una fioritura piccolina tendenzialmente, è una seconda fioritura, quindi negli ibridini piccolini non si nota, ma di solito sono 3-4 fiori piccolini. E questo è il caso buono. Il caso che è meno buono è quando fanno i figli, perché sui nodi le Phalaenopsis in natura, quest'anno mi sono dimenticata di portarla dietro, ho una Phalaenopsis specie tipo l'Equestris, la Pulcra, la Pallens, ci sono tante specie che tranne la Pulcra, ma le altre in casa vanno molto bene, tipo l'Equestris è una specie molto carina, ci sono mille cloni di colori, è molto bella. Fanno cake, sono però letteralmente delle piantine nuove nei nodi. Allora, sulle botaniche si trattano diversamente. Negli ibridi, avere sta cavolo di piantina qui, io non posso staccarla subito, ci possono anche mettere 2-3 anni. E a volte quella piantina, prima di buttare le radici, essere possibile di staccarla, fiorisce anche. Se voi è capitato di vedere una signora che non aveva mai tagliato gli steli, neanche a due nodi, proprio non li toccava. Sono verdi, ogni tanto buttano gli steli e dei fiorellini. Ho capito, ma a un certo punto arriva disperata e mi sta morendo la pianta. Grazie, sopra ci sono 7-8 piante fiorite che non puoi ancora staccare perché non hanno le radici. Quella povera pianta là sotto, madre, deve sostenere se stessa, sostenere quelli sopra, i figli, e sostenere anche i figli dei figli tra un po', e le fioriture. In più, noi in casa non siamo in una serra, non abbiamo le condizioni perfette, gli diamo quello che possiamo. Collassano, non ce la possono fare. Invece, se io vado a tagliare a zero lo stelo, quindi proprio vado qua, tagliando a zero, cosa succede? È vero che ho la pianta per un periodo più lungo senza fioritura. Normalmente, se ci fate caso, tendono a buttare gli steli in primavera e in autunno. Cambia momento della stagione, cambiamento di ore di luce e di temperatura.
Quindi è vero, ok, per sei mesi non ho la fioritura, ma nel periodo della non fioritura la pianta è tutta energia che immagazzina. Per fiorire, per mantenere gli steli, per mantenere i checchi, la pianta spende tantissima energia. Se io vado a togliere tutto quello, la pianta si trova per sei mesi a accumulare energia, sviluppare più foglie, sviluppare radici, immagazzinare. Quindi cosa succede? Quando ha lo stimolo per la fioritura, farà di nuovo una fioritura, che perché normalmente gli steli, se la giro si vede bene, vedete che partono tra le ascelle, quindi tagliati questi due, tra qualche mese butterà qua, in quello superiore, e via dicendo, si va avanti. Quindi se io taglio tutto, lei sta un po' lì, quando rifiorirà, molto spesso, se coltivata bene, vi fa la fioritura come comprata e non 4-5 fiorellini. Quindi questo aiuta la pianta. Sulle specie non lo facciamo perché ci interessa scambiarle, avere nuove piantine, e quindi tendenzialmente ce li teniamo, però di solito è anche qualcuno che sa già un pochino di più come coltivare. E sincera, riprodurre una specie c'è interesse, ma io tutto sto sbatti di mantenere in vita sta roba, sto castello di piante, per una Phalaenopsis bianca che la prendo a 5 euro al supermercato, ma ne vale la pena? Ecco, cioè bisogna poi fare sempre tutto un discorso di ne vale la pena o non ne vale la pena. Poi capitano degli ibridi, ho un ibridino a casa molto molto bello che vorrei riprodurre, gli sto lasciando tutti gli steli possibili e immaginabili e non fa chicchi, perché dipende che genitori ci sono. Se dietro come genitore c'è ad esempio la Pallens o la Pulcra o una o l'Equestris, sicuramente è roba che continua a figliare da tutte le parti e impazzisci. Se invece dietro ci sono genitori che non fanno chicchi sugli steli o li fanno raramente, e aspetta e spera che te li faccia, dipende chi c'è come parente dietro, genetica, e quindi è così. L'altra cosa, esistono in commercio queste. Questa è ancora piccolina, che ha pochi steli, ne ha 1, 2, 3, 4, 5. Vi trovate che costicchiano anche delle volte, sempre fiorellini bianchi così, quelle nuvole bianche che avranno 7-10 steli. Vado contro i garden e chiunque, non compratele. E c'è un motivo. Questi ibridi sono creati incrociando varie specie, varietà e ibridi che producono molti steli. Quindi io prendo una pianta che fa tanti steli con una pianta che tende a fare tanti steli e faccio i figli. Incrocio per aumentare questa caratteristica. Aumenta, la pianta è talmente portata geneticamente a creare steli che li fa apicali. Abbiamo detto che la pianta cresce dal centro, se io fermo qua ho la pianta ferma. Cosa succede? Una volta sfiorita vi trovate la pianta senza apice, non può far foglie, non può andare avanti nella crescita. Non muore, con il tempo, perché poi ovviamente è bloccata a questo punto, vi farà, se non muore, perché comunque supportare una fioritura del genere vuol dire stress di energia, vi farà una nuova diramazione sui lati, nelle ascelle. Ma questa fetente è comunque genicamente portata a fare tanti steli, quindi molto probabilmente prima o poi quella nuova vegetazione vi rifiorisce nell'apice. Siamo da capo. Vi trovate una pianta che è sempre ferma. Ne vale la pena? No, sinceramente. Sono quelle storpiature come quelle Phalaenopsis che trovate blu, le ho viste anche fosforescenti colore evidenziatore, ne ho viste di tutti i colori. A me di gusto non piace, possono piacere, perché mi sembrano pacchiane, mi sembrano finte, possono non piacere, ma il problema più grosso è che per tingerle hanno iniettato il colorante nel gambo. Se tutto va bene, le avete pagate carissime come Phalaenopsis blu, e se sopravvivono saranno una classica Phalaenopsis bianca, quindi avete pagato un botto per avere una Phalaenopsis bianca. Ma il problema è anche che è vero che la linfa sale, ma la linfa sale e scende, non è che sale e basta,
quindi del colorante e non sempre, e spesso sono anche tossici, vanno e ritornano nella pianta, quindi non è neanche detto che sopravvive. Ci sono quelle che riescono a sopravvivere e poi fioriranno bianche, e molte invece che non riescono neanche a sopravvivere perché comunque sono mezza avvelenate, e quindi c'è, purtroppo il mercato è terribile da quel lato, pur di vendere è terribile. E io avrei finito, e tutte le domande che adesso volete. Ho una domanda. Sì. Allora, la domanda è sul vaso. Sì. Allora, questi vasi sono trasparenti e non bucati. Ho visto che si vendono anche dei vasi molto carini, tutti quanti fanno a listarelle. Tipo quelli degli Orchitop, ci sono. Esatto, sì. Esatto. Oppure c'è chi consiglia di bucare il vaso. Tu che dici? Allora, sul trasparente, non trasparente, sincera, è vero che c'è della clorofilla sulle radici, ma c'hanno le foglie. Se parliamo, esistono le orchidee senza foglie? Ci sono bellissime. Io ne ho le piccoline, le chilochista ad esempio. Normalmente però non vengono, non si possono neanche mettere sul vaso, sono direttamente attaccate alle zattere, quindi ai tronchi, ok? In quel caso ovvio che devono avere la luce, perché fanno la fotosintesi nelle radici, o gliela dai o gliela dai. In una Phalaenopsis, un Uncembidium o in queste robe, cioè qualunque roba di queste orchidee, hanno tutte ste cavolo di foglie. La fotosintesi che c'è nella radice, se non la fanno non gli cambia niente. C'hanno la clorofilla perché in natura sono all'aria, alla luce, quindi va bene, sfruttiamo anche nelle radici. Ma se io una pianta, una Phalaenopsis, la metto in un vaso nero, non cambia nulla. Una cosa cambia: la comodità nostra di capire se è bagnata o non è bagnata, punto. Semplicemente quello. Sui vasi forati, non forati, secondo me è semplicemente un discorso di come cavolo innaffiate, scusate i termini, ma io sincera le ho tutte così, e dal substrato. Se io vado a mettere se io vado a mettere il lapillo di pezzatura grossa, quindi il lapillo classico da sacchi, che si usa anche da fare pacematura nelle uole, che ha questa grandezza, che qui se io metto pezzi grossi uno vicino all'altro c'è tutta aria, circola l'aria, non è un problema. Quindi secondo me dipende molto dal tipo di coltivazione. Se uno innaffia bene, io non trovo tutto questo problema di forare o non forare. Poi dipende dalle piante. Ad esempio una Cattleya, io adesso non è una specie sincera che coltivo, quindi non è il mio ambito, però io ne ho qualcuna, ce l'ho su zattera, ma quelle si mettono tendenzialmente in cestello, si mettono molto forate, perché la Cattleya dove vive in natura è sempre ventilato, non ha muschi, licheni, qualunque roba addosso, quindi è una pianta che prende l'acqua e deve asciugare molto velocemente, quindi in quel caso ha senso avere molto forato. Una Phalaenopsis, cioè sincera, se uno vuole fora i vasi va benissimo, è tutta reazione in più, però c'è i pro e i contro. Se sono in un ambiente molto umido va benissimo tutto quel forato, se metto un substrato come il lapillo che porta tanta umidità, perché rilascia tanta umidità, va benissimo. Se io sono in un ambiente, in una casa dove è molto secca, perché in inverno un riscaldamento molto asciutto, e non uso il lapillo che dà tanta umidità, potrei anche dirti forse è meglio che togli un po' di buchi, perché così ti le secchi subito. Quindi è tutto molto soggettivo al proprio metodo di coltivazione e al tipo di ambiente che abbiamo. Non è corretto assolutamente usarli, cioè si possono assolutamente usare quei vasi forati, e comunque sono per le epifite ottimali, perché sono piante che hanno bisogno di aria nella radice, quindi fare i buchi nei vasi o prendere i vasi già forati, ok, è un'ottima soluzione. Vi dico solo attenzione se avete un ambiente troppo asciutto, perché in quel caso può essere un problema, ma se no vanno benissimo. No, volevo chiedere un chiarimento per quanto riguarda le malattie della pianta. Ah sì, brava, non abbiamo parlato. Visto anche un po' il periodo, è chiaro che non c'entra niente con lei, però parlava di questi virus, no? Sì. Ecco, la mia domanda era se sono virus proprio solo specifici della pianta, quindi comunque è per gli esseri. Purtroppo no. Non
E anche per animali domestici? Per ah, no, solo delle piante, noi non facciamo nulla. Purtroppo no, nel senso che può essere che ci sono le piante, allora, chi abita in appartamento, c'è un appartamento in mezzo alla città, è molto più protetto per assurdo. Tipo io che abito in piena campagna, le mie piante, può essere semplicemente che arriva un cavolo di tripide, di qualunque roba, che è andato su una gran minaccia col virus e poi passa, arriva sulla mia pianta e me la becca. Ad esempio c'è un virus che poi si trova anche nelle orchidee, è stato scoperto, perché è stato scoperto? Perché stavano ammazzando le coltivazioni di tabacco, semplicemente dal tabacco, e perché finché è un'orchidea non gliene frega nessuno capire cosa succede, cioè economicamente, a parte la mercato, anzi più muoiono più ne ricompri, sono anche contenti, ma invece i coltivatori che coltivano e si trovano un campo intero da buttare via perché il tabacco cresce arricciato, rovinato e tutto, aspetta, forse studio che cavolo sta succedendo. E da lì è venuto fuori, e purtroppo i virus non si cioè non è che c'è il virus della falenopsis, si gira solo, no, passano tra piante e tutto, e gli insetti sono dei vettori. Quindi è un discorso, purtroppo in Italia la sensibilità sui virus è molto molto bassa, e infatti può capitare che ci sono delle associazioni storiche, scusami, delle collezioni storiche, che entri e vedi le piante dopo, cioè collezioni di 50-60 anni messe molto male, perché in realtà è entrato un virus prima e non è stato disinfettato, non è stato fatto controllo che è, e questo si è sparso dappertutto, ed è un vero peccato perché vai a rovinare una collezione intera, anche perché sincera, tra noi appassionati c'è anche gente che ha collezioni di 500-1000 piante. Andare a buttare via una collezione del genere è un vero peccato. È vero, ti gira le scatole, aver comprato la pianta, si prende il virus, devi buttarla via, però da buttarne via una, buttare via tutto, uno un attimino. Altre malattie, spesso, soprattutto per le falenopsis, la cocciniglia cotonosa. Sulla cocciniglia c'è da fare un discorsino. È uno degli insetti più difficili e complessi da ammazzare, perché ha uno scudo. La cocciniglia, a parte la cotonosa un po' meno, ma tipo la scudetto, andate a Tenerife nelle Canarie e trovate la cocciniglia, quella grossa così, che è quella che usa, e la schiacciate viene l'acqua fucsia, è quella che usavano per colorare i crodini, quelle robe lì. È colorante naturale, beviamo quelle robe lì. Non lo so, la Kermes, esatto. È cocciniglia spremuta, è il colore, esatto. Sì. È un alimento, è natura, va bene, cioè, alla fine da qualche parte escono ste robe. La cocciniglia è molto fetente, perché avendo lo scudo, lei cosa fa? Tu gli dai qualcosa, lei fa, si chiude, quindi si protegge e ammazzalo lo scudo. L'olio bianco minerale secondo me è una roba inutile, fa veramente pochissimo. Ho visto mia madre fare delle lavate di olio minerale per ammazzare la cocciniglia sulle piante grasse, che alla fine è vero che ha ucciso la cocciniglia, ma ha strinato completamente le piante, perché poi brucia anche le piante quello. Se avete poca cocciniglia potete usare l'alcol denaturato, attenzione perché quello anche lui brucia la pianta, dovete andare col cotton fioc e andare a toccare l'alcol scioglie la cocciniglia, quindi dovete andare. Purtroppo, se avete poche piante è fattibile, se iniziate ad avere una collezione, ti voglio cotton fioc per cotton fioc andare a rompere le scatole alla cocciniglia e ammazzarla. È molto molto importante stare attenti con la lotta chimica, perché la cocciniglia crea resistenza al trattamento. Molti trattamenti chimici che funzionavano molto bene, come il Confidor, sono anche stati tolti dal mercato perché poi ammazzavamo api e tutto il resto, ma il problema è che dare questi tipi di prodotti sulla cocciniglia, se uno non li fa in modo serio,
crea resistenza nell'animale e voi non sapete più cosa farci. E non è un danno solo vostro a casa vostra, ma il danno a tutto il vicinato e tutta la zona, perché queste poi girano. Quindi uno poi arrivi, si ritrova la cucina e dice, gli dà il prodotto, dice, oh, questa non muore, che cavolo fatto? E grazie. L'altro gli ha dato il Confidor tutti i giorni e ha creato resistenza. È un danno veramente pesante. Quindi chi fa la lotta chimica alterna i prodotti, ma non vuol dire guardare solo la marca, guardare il principio attivo che sia proprio differente dentro. In più, comunque, quello che funzionava bene l'hanno anche eliminato. Ci sono altri due, si può fare anche in altri due modi. Uno è la lotta biologica, che con i prodotti a base di olio d'arancio amaro, e l'olio essenziale d'arancio amaro funziona bene contro la cocciniglia. Funziona molto bene anche mischiare, ad esempio mettere il sapone di Marsiglia, perché il sapone va a fare una pellicola che la soffoca. Ad esempio c'è qualcuno che fa la ricetta sapone di Marsiglia e olio di colza. Anche lì però è vero, io sto usando sapone e olio di colza, ma molti non sanno che tensioattivi fanno un danno ecologico abnorme. Se io, spesso cosa succedeva? Piantagioni di limoni, giù a dare sapone, sapone asta, funziona bene, sapone colza, sapone colza e un po' la debelli. Peccato che tutto sto tensioattivo finisce nel terreno. Il terreno va nell'acqua, nelle falde, se finisce nei fiumi, nei laghi, ammazzate completamente pesci, fauna, tutto. Perché il sapone poi ovviamente crea tutta una superficie dove non respira più niente. Quindi, ok, è sapone, ma anche i tensioattivi non sono proprio una bella roba. Per noi sono stata la salvezza, perché ci laviamo le mani, non ci ammaliamo e tutto. Però bisogna fare le cose un attimino con un po' di testa. Quindi ad esempio i prodotti a base di olio di arancio amaro, gli oli essenziali funzionano. Una roba che non c'entra, non si conosce, l'alcol isopropilico. L'alcol isopropilico viene usato dai meccanici per lavare i motori, scioglie la cucciniglia, che è una meraviglia, e non fa niente la pianta. È uno spettacolo. Tra coltivatori si imparano le cose. Non crei immunodipendenza, perché non crei la squaglia, punto, la squaglia, dove tocca la squaglia, non c'è verso. Non ha senso usarla come preventivo, assolutamente no, perché è inutile che io faccia andare dei litri di alcol isopropilico, che non costa neanche poco, e che se non c'è, perché comunque si usa nella norma un 50%, quindi vuol dire un litro di alcol e un litro di acqua, è tantissimo. Nei prodotti chimici, ok, normalmente metti un ml su un litro, 1 a 10, cioè qui è, no, neanche 1 a 100, cioè, no, aiuto, sono in crisi. Sì, qui invece si parla del 50%, esatto, qui è proprio 50%, 50%, è tantissimo, e non bruciate la pianta. Quando ci sono infestazioni pesanti, andate anche al 70%, non succede, cioè la pianta, Gioacchino ha provato e conferma, perché anche lui aveva il problema, gli ho detto prendi sto alcol isopropilico e stermina. Io ero un chimico, E lui era uno dei trattamenti chimici pesanti. Pesantissimi, e con l'alcol ha risolto. Funziona. E si fa fatica a trovare, perché devi trovarlo su internet, queste cose qua. E ne va un pochino, cioè se hai tante piante, cioè io vado direttamente, mi fa fuori un fustino alla volta, però risolvete. Come prevenzione ci sono due prodotti validi. Uno è l'Aliet, che spesso viene venduto come fungicida, ma in realtà l'Aliet fa, è vero che la pianta reagisce e guarisce contro il fungo, ma non è perché ammazza il fungo, semplicemente perché fa aumentare le difese immunitarie alla pianta. Quindi come pretrattamento, come preventivo, l'Aliet è buono, perché comunque state aumentando le difese immunitarie. E l'olio di neem lo sapete, lo sa ormai chiunque, per fortuna, cioè viene usato sui cani come antiparassitario. Io ho avuto problemi con la cavalla che
con le zanzare è andata per colpa di un farmaco, è diventata ipersensibile alle punture delle zanzare, cosa che non aveva mai avuto. Poi dopo 6 mesi è passato il problema del farmaco e è ritornata normale, però mi andava proprio in allergia, cioè diventava tutta ponfi. La strofinavo completamente di olio di neem, puzzava di aglio marcio la cavalla, però non arrivavano gli insetti a pungerla. Cioè anche per i bambini, quando c'è il problema dei pidocchi nelle scuole, ti dicono metti una goccia di olio di neem e è uno spettacolo, cioè è un olio che ha tantissime proprietà, funziona anche sulle piante. Si mettono 2 ml a litro più o meno, e sì, 2 ml a litro, va dato alla sera e col fresco, perché con il sole e il caldo le distruggono l'olio, quindi lo rovinano. L'olio di neem ad esempio è un buon pretrattamento, se si fa ogni 2 mesi, essendo comunque un olio, puzza, ovvio in casa avere le orchidee che puzzano di aglio marcio potrebbe dar fastidio. Ecco, piccola cosa sull'olio di neem, attenzione che essendo un olio, se prendete quello proprio da farmacia, non è solubile in acqua e costa un botto. Esistono invece olio di neem pretrattato reso idrosolubile, quindi solubile in acqua, apposta per uso per piante, per animali, e non avete il problema di impazzire perché non si scioglie in acqua. Quello si scioglie e ammetto che puzza anche un pochino meno, perché lo uso e rispetto all'olio di neem puro puzzecchio. Allora, ci sono aziende, lo trovate su internet. Io ad esempio quando vado qua a Masino, adesso non ce l'ho, c'è proprio un'azienda in Italia che lo produce apposta per animali e piante, c'è la bottiglia, c'è una differenza anche abissale di prezzo, perché se non sbaglio la bottiglia alta così sei sui 20-25, ma con il bottiglino di olio di neem puro da farmacia gli dai più di 10 euro, una roba grossa così, quindi c'è anche, conviene. Sì, però si trovano, è su internet, ok, basta mettere olio di neem uso, sì. 10 anni fa, quando si iniziava a conoscere l'uso di olio di neem sulle piante, noi quando venivano i venditori francesi, ce lo facevamo portare di sprodo, perché in Italia non lo si vendeva e non si poteva fare la vendita. Poi ci siamo evoluti, in ritardo come sempre, ma ci siamo evoluti, quindi adesso lo troviamo anche noi. Quindi c'è qualche cosina per cercare di evitarla, però ci sono le soluzioni. Tendenzialmente la cucciniglia si parte molto bene nelle mezze stagioni, quando inizia a esserci non far tanto caldo e l'umidità. Ad esempio l'autunno in casa, anche perché sono quei periodi dove iniziamo a chiudere le finestre, dove c'è meno aerazione, dove c'è l'aria stagnante, la temperatura che gli piace, l'umidità che gli piace, e questa è fetecchia. Sì. Quindi anche la ventilazione e la reazione sulle malattie fa tantissimo. Orchidee da serra calda che potete coltivare tranquillamente in appartamento. Phalaenopsis, alcune specie di Phalaenopsis non sono così difficili, quindi poi chi ha già esperienza con le Phalaenopsis e vuole addentrarsi a qualcosina, Dendrobium Phalaenopsis, altra specie tranquillissima, perché da caldo. Gli Oncidium tipo i Twinkle, quel che hanno quei fiorellini piccoli, quelle cose lì, assolutamente sì. Attenzione invece alle Cambria, che sono molto simili agli Oncidium, ma cioè, questa è una Cambria però non c'è un fiore. Sono quelle che invece hanno il fiore, di solito hanno i grappoli lunghi che hanno già quei fiori a stella. Quelle invece non amano tanto il caldo, hanno bisogno in inverno di temperature un po' più basse, quindi. Però c'è tanta scelta, quindi le Dendrobium Phalaenopsis, le Phalaenopsis, chi vuole anche iniziare a coltivare qualcosa in più, ci sono molte celogine da caldo, vanno tenute un po' più bagnate, ma anche quelle sono carine. Le Aerangis, che tutte le Aerangis sono tendenzialmente africane e molte non hanno grossi problemi col caldo, quindi cioè. In realtà poi c'è un mondo da caldo, cioè poi c'è levanda, c'è qualunque cosa. Anche levanda ogni tanto, ecco, perché in casa coltivare levanda a radice nuda mi rendo conto che non è proprio semplicissimo, c'è qualcuno che le ha invaso. Quindi l'importante è, ecco, avere substrato, pezzatura tipo sassi, perché vogliono tanta reazione. Pian piano poi crescendo si passa a vasi un po' più grossi, però anche
anche in vaso, soprattutto quelle vanda che tendono a rimanere piccoline. Ci sono molte vanda che non ti diventano grosse come noi, perché ho visto una vanda, era dell'ex Riboni, Riboni Orchidee, che lui ce l'aveva in serra, però arrivava lì sopra, aveva non so quanti anni, quindi ci sono anche, per chi, capisco che in casa uno non ha tutto questo spazio, quindi anche le vanda, ci sono quelle, tutti quegli ibridi molto, un po' più piccolini, in vaso, anche quelli, ci vuole più luce, però sono tutte piante che potete tranquillamente prendere senza problemi. Ma ho capito male che mi stava raccontando la signora, deve sprizzare, cioè no, nebulizzare, no? Allora, ecco, a me la nebulizzazione è una cosa sincera che non piace. Perché? Vabbè, levanda sì, ma solo l'apparato radicale, è praticamente per bagnarle. Un conto è bagnare, un conto è dare umidità. Se io ho uno spruzzino e spruzzo, sono micro gocciole. Io non sto creando umidità, sono semplicemente gocciole più piccole. Ma non è acqua allo stato vapore. L'umidità è acqua allo stato vapore. Se io spruzzo, è acqua liquida, è solo più piccola, ma è sempre acqua liquida. Sto andando a bagnare con rischio ancora di buttare dell'acqua nel colletto, perché avere soprattutto in inverno l'acqua nelle ascelle, possono partire, quando le temperature sono un po' più basse, c'è meno luce, possono partire i marciumi, e do umidità per 2 minuti, il tempo che asciuga, ma io non ho creato umidità. Per creare umidità, piuttosto, come abbiamo detto prima, metto dell'acqua, metto dei vassoi con sotto l'acqua che non toccano la pianta. Ci sono gli umidificatori ultrasuoni dei bambini, quelli sì, che l'umidificatore ultrasuono sì che quello mi fa vapore. Allora quello invece messo in mezzo alle piante gli piace a loro, ma per me lo spruzzare così è abbastanza inutile, perché non è acqua allo stato gassoso, cioè non è vapore. Tutto qua. Ecco, una cosa sull'innaffiatura: in estate va benissimo innaffiarle la sera, in inverno se potete è meglio innaffiare al mattino, perché l'inverno è il periodo dove la pianta va un po' più in crisi, perché vorrebbe 12 ore di luce, vuole il caldo, noi abbiamo forse 6 ore di luce, fa un po' meno caldo. E cosa succede? Se io innaffio e la notte è il momento più freddo, perché quando si parla delle temperature delle serre si parla sempre di temperatura tendenzialmente la minima, che deve essere di notte, perché poi ho visto robe di gente che dava le minime di giorno e non di notte. Beh, non ha è per chi coltiva tipo in cantina, queste cose qua. Le minime, si parla sempre di minime, non mi interessa la massima. Se io innaffio al mattino, soprattutto le piante poi da serra fredda, intermedio, okay, se io innaffio al mattino, hanno nelle giornate belle, hanno tutta la giornata per asciugare. Se io innaffio la sera, ho le foglie, posso avere dell'acqua, le foglie bagnate, vanno nel momento più freddo e possono partire malattie. Quindi questo è un trucchetto. Invece in estate può essere il giochetto al contrario. La do alla sera, perché tanto fa caldo anche, cioè stupiamo, la do alla sera, che quando fa meno caldo, in modo che la pianta ha più tempo per, non gli asciuga subito l'acqua e ha il tempo di assorbirla. Ci sono piccoli trucchetti solo. Boh, grazie di tutto. Va bene. Grazie. Buona serata.